Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi parliamo di Cabtech, un'azienda che produce attrezzature per il giardinaggio e nel dettaglio di una forbice per potatura o cesoia veramente, veramente interessante. Oltre che interessante, direi anche professionale, perché la qualità è veramente alta e soprattutto anche le prestazioni sono veramente alte. Prima di entrare nel vivo della recensione, della descrizione, vi dico solo tre caratteristiche interessanti. Motore brushless, display, che ci dà alcune simpatiche informazioni, e taglio progressivo. Il resto delle informazioni ve le dico nel corso del video. E prima di avvicinare la telecamera vi ricordo che in descrizione troverete il link Amazon per comprarla, con tutti i vantaggi che avete acquistando appunto da Amazon. Avviciniamo la telecamera. Prima di continuare vi voglio far conoscere questo gruppo Facebook che ho creato, Super Offerte Attrezzatura per il Giardinaggio. È un gruppo dove pubblico offerte per quanto riguarda il giardinaggio, attrezzatura per il giardinaggio, offerte vere, spesso con degli sconti importanti, che vi aiutano a risparmiare se volete fare i vostri acquisti. Vi lascerò il link in descrizione. Allora, vi arriva con la valigetta all'interno di questa confezione, naturalmente all'interno di un altro pacco Amazon. È alimentata da una batteria da 21 volt 2 Ah. Nella confezione troviamo due batterie. Ora vi spiego perché questa è il nastrino. Due batterie. Un caricabatterie da 1,4 A. Che riesce a caricare una batteria singola in circa un'ora e mezza, tutte e due le batterie insieme in circa 3 ore, perché abbiamo, vedete, il caricabatterie che ci consente di caricare due batterie contemporaneamente. Tutto arriva all'interno di questa valigetta, dove all'interno troviamo anche un manuale. Bene, c'era anche il caricabatterie messo in qualche modo, e manuale di istruzioni, gli attrezzi necessari a cambiare la lama. E una boccettina di olio lubrificante, in realtà è vuota, l'olio lo dobbiamo mettere noi. Quindi simpatica valigetta, abbastanza rigida, con chiusura in plastica, anche cerniera con punto di deformazione, però è molto comoda. Andiamo subito nel vivo del nostro attrezzo. Utilizziamo la batteria che ho utilizzato per le prove, che è quella col segnale. Questa è la batteria. Batteria compatibile con altri attrezzi della linea Cabtech, anche se la Cabtech non ha solo questa batteria tra tutti i suoi attrezzi, ma con questa batteria possiamo alimentare una serie di attrezzi. Ve lo lascerò scritto in descrizione perché non mi ricordo le sigle. Sono 5 celle, 1, 2, 3, 4, 5. Tasto per sganciarla e per agganciarla basta farla scorrere. In questo modo l'innesto è veramente molto solido e per sganciarla non è proprio facilissimo, soprattutto ora che è nuova, perché l'incastro è perfetto. Questa è la nostra cesoia. Tutta la struttura è in ABS, nero plastica. Quello invece che è di colore arancione è una parte più gommata. Guardate impugnandola quanto spazio rimane. Perché così possiamo utilizzare tranquillamente, anzi dobbiamo utilizzare i guanti, ma anche se abbiamo una manona molto grande o utilizziamo dei guanti in pelle, riusciamo lo stesso ad utilizzarla. Stessa cosa anche qui, guardate quanto spazio c'è tra il grilletto e la copertura e la protezione. Questo che vedete è sempre plastica, questa è la nostra cesoia, la nostra lama. 35 mm come apertura massima, possiamo regolarla solo su due livelli, 20 e 35. Naturalmente motore brushless. Qui state vedendo un bel display e qui un bel pannellino di controllo. Ora vi spiego le funzioni e vi anticipo taglio progressivo. Guardate anche il grilletto che ha una protezione in metallo per non usurarsi nel corso del tempo. Per accendere la nostra cesoia dobbiamo tenere premuto il tasto di accensione. Non riuscirò a farvelo vedere, ma qui ci sono tre LED che indicano lo stato di carica della batteria. Nel display leggiamo la percentuale della batteria, una piccola indicazione che ci fa vedere lo stato della cesoia, se è chiusa o aperta, e questo il numero dei tagli effettuati.
un conteggio che non si può azzerare. Nel momento in cui noi abilitiamo il taglio, sparisce il conteggio totale e inizia un conteggio parziale, che è quello che stiamo facendo nel momento in cui abbiamo acceso la nostra macchina. Poi quel conteggio parziale va sommato al conteggio totale. Ora vi faccio vedere. Per sbloccare la forbice e iniziare a lavorare, doppio clic del grilletto. E così si sblocca. E vedete, è iniziato il conteggio parziale. C'è il disegnino della cesoia aperta, disegnino della cesoia chiusa. Involontariamente ho fatto il cambio di apertura. E ora vi faccio vedere come cambiare l'apertura. Dobbiamo tenere premuto il grilletto fino a quando emette un solo beep. E rilasciamo. Apertura minima. Apertura massima. Ok? Se invece teniamo il grilletto premuto fino a quando emette il secondo beep, la forbice rimane chiusura come una sorta di protezione in attesa del lavoro. Vedete, possiamo lasciare e la forbice rimane chiusa, però è sempre accesa ed è pronta a lavorare. Questo quando ad esempio la dobbiamo, esempio, poggiare per un secondo, saliamo la scala, ci sistemiamo, qualsiasi cosa, e poi la dobbiamo riprendere. Nel riprenderla, doppio clic e si apre. Guardate, se noi premiamo il grilletto in modo molto repentino, il taglio è il classico. Ma questo a taglio progressivo. Vedete? Motore brushless. Vi faccio vedere una cosa. Questi sono due bacchettine di multistrato. Ne ho tagliata solo una. Vedete? Aspetta. Ok. Naturalmente, se le voglio tagliare tutte e due, attenzione alle dita, che questi attrezzi sono pericolosissimi. Non lo sanno se stanno tagliando un ramo o un dito. Addirittura Cabtech dice che quando raggiungete i 10.000 tagli, fate la foto del display e Cabtech vi fornirà una lama di ricambio gratuita. Lama che però potete comprare a circa 30 euro nello store di Amazon di Cabtech. La lama è particolare, acciaio a carbonio ad alto tenore di Teflon SK5. Nello store di Amazon potete trovare anche una simpatica prolunga telescopica che va innestata al posto della batteria. Quindi noi stacchiamo la batteria, innestiamo la prolunga, un braccio telescopico, la batteria la mettiamo alla fine del braccio e possiamo fare potature di rami molto alti col comando locale, cioè col comando naturalmente all'inizio del braccio. Va bene, considerate una cosa, questa è la batteria che ho usato per i test, ancora mi segna 100% e ho fatto 305 tagli. Quindi ragazzi, per quanto riguarda l'autonomia, penso che il mio Fai da te non riuscirò a scaricare una batteria nemmeno in un mese di lavoro. Ancora mi segna il 100%, io l'ho segnata per non confonderla, ma praticamente 305 tagli, ho fatto quasi 3-4 ore di lavoro. È vero che non è che sono stati 305 tagli in rapida successione, però ho fatto quasi 2-3 ore di lavoro. Nel frattempo c'era l'altra batteria disponibile. Ora vi faccio vedere alcuni tagli che ho fatto. Solo quelli che ho potuto registrare, perché veramente ci sarebbe da fare video infiniti solo per capire la durata della batteria. Andiamo. Registrando. Come secondo taglio. Vai.
Fai zoom. Guarda, aspetta. Guarda che c'è qua. E finalmente finirà questo schifo. Tutto il pavimento nero, appiccicoso, pieno di foglie, pieno di formiche, pieno di api. Diventava una zona inaccessibile in questo periodo dell'anno. Ora poi con una piccola motosega tagliamo sotto, lasciamo un po' di tronco, così lo avveleniamo e poi muore piano piano. Rei, la sto pulendo. Sto pulendo un attimo, ora la riempiamo. Sistemiamo la parte interna di quest'albero. Allora, qui praticamente le bimbe giocano qua sotto, anche i cani, ecco, utilizzandolo come capanna. Però ci sono questi qua tipo tagliati che sono pericolosi, che sono altezza occhio, altezza viso, quindi andremo a tagliare un po' di questi rami secchi, alcuni si tolgono, apriamo al minimo, allora questo è secco. Questo è secco, tagliamo questo, ok, uno, due, tre. Perfetto, prima erano tutti verso l'interno ed erano pericolosi. Questo qui che parte di qua e questo qui. Ok, ora va molto meglio. Dobbiamo fare ora questo lato, che sono tutti verso l'interno. Vediamo, dobbiamo capire da dove partono. Va bene, intanto. Ok, molto più vivibile ora. Nessun ramo che punta verso il centro. Ora mi tocca pulire.
Va bene, io penso che seppur non ha un costo molto basso, relativo a un utilizzo prettamente hobbistico, è un attrezzo che mi dà l'impressione di essere veramente professionale, considerando che se paragoniamo invece il costo a un attrezzo professionale di pari qualità, costa almeno il doppio. Quindi sta a voi decidere, in base all'utilizzo che ne dovete fare, se è il caso di comprare questo tipo di attrezzo. Vi ricordo link in descrizione per acquistarlo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!